Una macchina di Formula 1 oggi rappresenta il top della tecnologia mondiale applicato a un veicolo a quattro ruote. Tutti gli appassionati conoscono bene queste macchine, sanno come sono fatte e più o meno come funzionano, ma come si costruisce una Formula 1? Dietro questi bolidi c'è un'incredibile quantità di lavoro nascosto che rende possibili le fantastiche prestazioni che solo queste vetture oggi possono vantare al mondo. Per scoprirlo nei minimi dettagli, faremo un lungo giro all'interno della fabbrica della Red Bull. Hi. Welcome to Red Bull Racing, Red Bull Technology. Ciao a tutti, benvenuti, sono il responsabile dello sviluppo e oggi vi porterò a fare un giro nella nostra fabbrica. Qui è dove realizziamo le nostre parti in fibra di carbonio. Questo è un materiale davvero incredibile, molto forte ma anche molto leggero, che è importante per noi. Si usa anche nell'industria aerospaziale, certi caccia ed elicotteri sono fatti in fibra di carbonio. Il processo è molto interessante, il carbonio ci arriva sotto forma di fogli di diverso spessore. I nostri ragazzi prendono i guanti, tagliano le giuste forme e preparano lo stampo. Questo strato dopo strato, a volte 30, a volte 50 strati. Il pezzo passa dunque dentro questa autoclave, dove viene cotto alla temperatura di circa 140 gradi e 7 atmosfere di pressione. L'effetto di questo processo è tramutare i fogli di carbonio in un materiale davvero durissimo che possiamo usare per fare le nostre macchine. Una volta che le componenti in carbonio sono state nell'autoclave, arrivano qui e vengono assemblate insieme. Infatti sareste sorpresi di sapere quanti pezzi ci sono su una Formula 1. Questo è un processo molto affascinante che si chiama stereolitografia. Questa macchina da una parte ha un serbatoio pieno di una resina liquida, dall'altra parte c'è un computer. I nostri designer producono disegni tridimensionali che vengono esportati in questo computer. Il computer poi proietta un laser dal tetto della macchina fino alla superficie della resina. Quando il laser tocca la resina, questa si solidifica. Strato dopo strato riusciamo quindi a produrre oggetti tridimensionali direttamente dal liquido. L'intero oggetto emerge dalla resina e viene poi testato dentro la galleria del vento. Produciamo un modello in scala della macchina per fare i nostri test aerodinamici nella galleria del vento. Il famoso aereo Concorde fu testato qui molti anni fa e ora questa galleria del vento è nostra. Qui continuiamo a lottare con la deportanza. Per noi è importante riuscire a creare delle vetture aerodinamicamente più efficienti possibile, così potrà fendere l'aria nel modo migliore, ma abbiamo bisogno anche di deportanza perché in alcuni circuiti è molto importante. Circuiti diversi richiedono differenti tipi di regolazioni aerodinamiche. I due estremi sono infatti Monte Carlo, dove ci sono molte curve lente, abbiamo bisogno di molta deportanza per avere il giusto grip. E l'altro estremo è il circuito di Monza, dove ci sono tantissimi lunghi rettifili e dei curvoni veloci, quindi dobbiamo ridurre la deportanza per avere un'auto più veloce. Noi produciamo molti componenti per la nostra galleria del vento, di più di quanti ne facciamo per l'auto stessa. Questo perché è uno stadio sperimentale dove proviamo le nostre idee. Quelle che funzionano vengono prodotte e montate sull'auto. Anche se buona parte della vettura è costruita in fibra di carbonio, usiamo anche altri materiali. Metalli leggeri come l'alluminio, il titanio o il magnesio, per punti della vettura come il cambio o le sospensioni. Una delle ragioni per cui usiamo questi metalli leggeri è perché il nostro obiettivo è naturalmente produrre una macchina più leggera possibile. Naturalmente per questa ragione abbiamo bisogno di produrre questi componenti in modo molto dettagliato. Usiamo questa macchina nel processo di costruzione della vettura per alcune parti come il telaio. La utilizziamo anche partendo da questi blocchi per produrre dei pezzi che poi ci sono necessari per la nostra auto.
La vettura all'inizio viene dipinta qui e qui ritorna anche ogni volta che viene utilizzata sia per i test sia per i gran premi. Un sassolino può fare un grande danno a 300 all'ora ed è molto importante che la vettura rappresenti il marchio Red Bull e quello dei nostri partner al meglio. In questa stanza siamo in grado di organizzare test individuali per singole componenti come i freni, ma possiamo fare anche delle cose molto più complesse, come testare l'intera dinamica della vettura. Mettiamo un modello della vettura in questi 7 attuatori idraulici, uno per ogni ruota, 2 sotto il motore e uno sotto il naso. Ora una delle cose che facciamo è mettere la vettura a dura prova per vedere quali sono le parti che vibrano. Proprio come sulle vetture stradali, quando si raggiunge una certa velocità, alcune parti cominciano a vibrare e qui succede la stessa cosa. Ma qui è estremamente violenta la cosa, quindi abbiamo bisogno di sapere quali sono le parti che vibrano. Un'altra cosa interessante è che registriamo con la telemetria le caratteristiche dei circuiti e quindi possiamo simularle qui. Ora, dopo giorni e giorni di simulazioni per i nostri ingegneri, abbiamo bisogno anche di un test pratico. Mettiamo il naso della vettura a dura prova, spingendolo su e giù per diverso tempo. Un altro test simile che facciamo sempre riguarda il telaio. Lo spingiamo, lo spremiamo e la forza a cui lo sottoponiamo, soprattutto sul roll bar che è sopra il pilota, è più o meno equivalente a un enorme autobus pieno di gente. Questa è l'ultima parte della nostra fabbrica. Qui tutte queste parti di alluminio, titanio, fibre di carbonio, le parti elettroniche, elettriche, aerodinamiche vengono messe insieme. Naturalmente anche le 3 parti più importanti, il telaio, il motore e il cambio. Qui vengono assemblati. La vettura è pronta per essere trasportata ai Gran Premi e gareggiare e dopo questo ritorna qui per fare diversi test di qualità. Ci sono test aerodinamici e su molte altre parti, che a volte vengono rimpiazzate per ottenere un'auto ancora più veloce. Questa era la nostra fabbrica della Red Bull. Qui disegniamo, testiamo e fabbrichiamo le nostre auto. Grazie per la visita.